Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecroniche del Pandita. Qui siamo a Raw, puntata del 25 settembre 2023, siamo alla Toyota Arena di Ontario in California, vicino a Los Angeles, e qui vediamo un altro incontro tra Drew McIntyre e Kofi Kingston. Sono passati molti anni dall'ultimo incontro che abbiamo visto nella serie delle telecroniche del Pandita. L'ultima volta era, vabbè, non è l'ultima volta che si erano affrontati, i due si sono affrontati diverse volte durante gli anni, però l'ultimo incontro che avevo commentato era del 2012, adesso sono passati 11 anni e questi due si ritrovano di nuovo sul ring con storie completamente diverse e completamente cambiate. Drew McIntyre, dall'epoca dell'ultimo incontro che abbiamo commentato, prima ha passato un periodo nero, prima con una serie di sconfitte, poi è passato dai TNB e nel 2016 venne rilasciato da WWE. Anzi, nel 2015 o del 2004, comunque tra il 2015 e il 2016, lasciò la WWE per tentare la via nelle federazioni più piccole. Ha fatto anche una buona run a Impact Wrestling con il nome di Drew Galloway, che poi è il suo nome vero. Poi nel 2017 effettuò il suo ritorno in WWE a NXT, vinse il titolo assoluto nel roster giallo-nero e poi nel 2018, verso la fine del 2018, rientrò nel main roster WWE e riuscì anche a vincere il titolo universale. O titolo WWE, non ricordo bene, comunque riuscì a vincere il titolo WWE, perché il titolo universale a WrestleMania 36 lo vinse Braun Strowman, ma Drew McIntyre nell'edizione numero 36 di WrestleMania riuscì a vincere il titolo WWE battendo Brock Lesnar nell'edizione di WrestleMania più strana di sempre all'interno del Performance Center durante la pandemia, e da lì poi si è confermato come uno dei lottatori più forti del roster WWE. Cosa assolutamente non seconda a Kofi Kingston, perché anche Kofi dal 2012 è cambiato tantissimo, sono cambiate tantissime cose. Lui è entrato nel New Day, è divenuto uno dei lottatori più amati dal pubblico WWE, e a WrestleMania 35, un anno prima di Drew McIntyre, è riuscito nell'impresa di vincere il titolo WWE durante la Kofi Mania, ovvero quel movimento dove il pubblico, diciamo, era totalmente schierato a favore di Kofi Kingston, battendo Daniel Bryan. Quindi due lottatori che sono divenuti campioni del mondo e hanno una grande importanza, ricoprono una grande importanza all'interno della WWE, ma soprattutto nel cuore dei tifosi. E qui vediamo Kofi Kingston che va con un flying crossbody su Drew McIntyre. L'arbitro è Rod Zapata. O Drew McIntyre che prima era divenuto un lottatore amato dal pubblico, anzi prima era uno che odiava il pubblico e che il pubblico odiava, poi passò, diciamo, tra le fila dei lottatori più amati dal pubblico WWE e adesso è ritornato ad essere odiato, perché ha cacciato fuori la parte di sé più arrabbiata, più cinica, più bastarda. E questo suo modo di fare, questo suo modo di essere, comunque, nonostante non abbia l'appoggio del pubblico WWE, però comunque lo rende lottatore assolutamente difficile da affrontare. E lo sta vedendo Kofi Kingston in questo momento, che sta subendo una serie di German suplex lanciati da parte dello scozzese, che adesso chiude Kofi Kingston in un neckbreaker, e adesso entrambi gli atleti sono al centro del ring a guardare le luci dell'arena. Ma Drew McIntyre si rimette in piedi Drew McIntyre. Qui vediamo nel replay questo suplex, non mi sbaglio, il secondo eseguito da Drew McIntyre, un suplex lanciato con Kofi Kingston, che ha subito pienamente la mossa. E qui vediamo lo scozzese che adesso va con i Future Shock DDT, ma Kofi Kingston, che conosce bene Drew McIntyre, rovescia la mossa in una DDT e poi va con un Famouser, quindi ruba una mossa da Billy Gunn. Qui tenta lo schienamento, ma ottiene solo un conto di due da parte dell'arbitro Rod Zapata. Il match continua, quindi vediamo nel replay il Famouser da parte di Kofi su Drew McIntyre. Qui attenzione, Kofi cerca l'appoggio del pubblico. E qui va con il boom drop, con il pubblico che canta New Day. Il New Day che era composto da Kofi Kingston, Xavier Woods e Big E. Purtroppo con l'infortunio grave di Big E, il trio è diventato una coppia.
con Kofi Kingston, che adesso è pronto per andare per il Trouble in Paradise. Ma Kofi Kingston, Drew McIntyre evita e rovescia la situazione, andando a segno con il Future Shock DDT per lo schienamento, che però non è di 3 ma è solo un conto di 2 da parte dell'arbitro Rod Zapata. Xavier Woods, che comunque come sempre accompagna Kofi Kingston durante le sue imprese nel ring, mentre qui rivediamo il Trouble in Paradise evitato da Drew McIntyre, che poi ha connesso con il Future Shock DDT, la sua vecchia mossa finale, la prima vecchia mossa risolutiva da parte di Drew McIntyre quando era il Chosen One, il prescelto di Vince McMahon, ma adesso è il guerriero scozzese ed è un soprannome sicuramente adatto alla caratteristica, al temperamento che McIntyre ha in questo periodo. Qui una serie di chop da parte di McIntyre su Kofi Kingston. Drew McIntyre, come dire, lavora lentamente il suo avversario. Un Drew McIntyre che non ha fretta di vincere. E qui attenzione, bravo Kofi Kingston, che evita lo short arm clothesline, poi manda fuori i giri Drew McIntyre, che finisce fuori dal ring. Attenzione, drop kick da parte di Kofi, che poi si lancia con un suicide dive su Drew McIntyre. E attenzione, Kingston lancia adesso Drew McIntyre sui gradoni. McIntyre evita il tutto, poi si lancia Kofi Kingston, ma va vuoto. Gomitata tremenda da parte di McIntyre, che poi si prende Kingston sulle sue spalle e con tutta la cattiveria possibile schianta Kofi Kingston con la faccia sull'apron ring. E qui McIntyre riporta Kingston nel quadrato, perché ovviamente il match deve finire all'interno delle corde. E qui attenzione, Drew McIntyre si guarda il pubblico della Toyota Arena di Ontario in California, vicino Los Angeles, e chiama la sua mossa finale. Attenzione, Drew McIntyre punta a Kofi Kingston. La Claymore però non va a segno, forse un po' troppo anticipata. E Kofi Kingston invece, nonostante un po' di difficoltà, va con la SOS, ma non ottiene il conto di 3. Qui Xavier Woods, come dire, si dispera per il suo tag team partner, il suo compagno di team, ma allo stesso tempo lo sostiene. E qui vediamo nel replay la SOS da parte di Kofi Kingston, che però non ha portato al conto di 3 vincente. E qui vediamo Glasgow Kiss da parte di McIntyre su Kofi Kingston. I due sono di nuovo a terra, anche perché è stato un match comunque molto molto fisico, molto duro. E qui attenzione, il pubblico si agita, perché arriva i Viking, anzi arriva Ivar accompagnato da Valhalla, la manager dei Viking Raiders. E qui Ivar attacca Xavier Woods fuori dal ring. Attenzione, qui lo schiaccia Xavier Woods, schiacciato contro il muretto che divide il pubblico dal ring. E qui Kofi Kingston si distrae, e potrebbe essere, ecco qui, la sua distrazione è stata fatale, perché Drew McIntyre va con il Claymore kick per il conto di 3 vincente. Se negli scorsi video dei match tra Drew McIntyre e Kofi Kingston il ghanese risultò il vincitore, in questo caso è Drew McIntyre ad alzare il braccio in segno di vittoria dopo questo match, e sicuramente deve offrire un aperitivo ad Eric, perché dei Viking Raiders, perché se non fosse stato per lui che attaccava Xavier Woods fuori dal ring,
distraendo Kofi Kingston, Drew McIntyre non poteva andare a segno per il claim, con il Claymore Kick, con il Claymore Kick che gli ha portato la vittoria in questo incontro. E qui ancora continua l'attacco da parte di Eric, anzi no, di Ivar, scusate, Eric è il pelato, e qui Ivar va a distruggere Kofi Kingston, e qui Drew McIntyre guarda la scena e poi dice: ma che mamma, che cazzo, manfrutta, io ho vinto, me ne vado a farmi la doccia nel backstage e lascio Kingston in balia di Ivar, che adesso va con una mossa incredibile per uno della sua stazza, sale sulla terza corda e andrà per il moonsault. Eccolo qua, moonsault perfettamente eseguito da parte di Ivar su Kofi Kingston, che rimane a terra nel ring sconfitto e distrutto. E su queste immagini io vi ringrazio per aver visto questo video delle telecronache del Pandita, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima sempre qui su YouTube.